Allora, fermo. Il controllo della ricerca di questo forasacco ecograficamente non l'aveva evidenziato, ho fatto poi una terapia e questo fermo. È il controllo. Non ci sono fistole interne nel sottocute, nel derma, e quindi penso che, visto che non è stato visto ecograficamente, credo che non ci sono problemi. Continui l'antibiotico, come abbiamo detto. Fermo. Fino al decimo giorno e poi alla sospensione ricontrolli la parte e ci comunichi come va. Mm-hmm. E semmai lo rivediamo tra 15-20 giorni o al ritorno dalle vostre ferie. Ok, sì. Va bene? Per il resto ha fatto tutto, aveva fatto i vaccini, giusto? Tutto sì, quanto sì, sulla sì, cartella? Sì. Sì. Bene. Beh, meno male che non abbiamo dovuto esplorare niente, quindi bene. È stato anche bravo, eh? Me l'hanno detto. Non ha fatto un frizzo. Me l'hanno detto che è stato bravissimo anche con i colleghi, non solo sì, con sì, me, sì. Quindi questo è un passo avanti. Ricordati però di non andare a quando dorme o gli fa male qualcosa. Ho visto che lui ormai diventa aggressivo quando si sente in una situazione difficile, tipo certo. Messo un po' alle strette. Messo alle strette, sì. Mi scusi, buonasera, lei è il signor? Giuseppe Costantini. Signor Giuseppe, che cosa è venuto a fare alla clinica euroveterinaria del dottor Floris? Io vengo alla clinica del dottor Floris da ben 25 anni, da quando praticamente il dottore ha aperto e mi sono trovato sempre bene, diciamo, e dunque è proprio una questione di affezione. Oggi ho un'amica di una certa età, diciamo sui 14 anni, lacrima negli occhi, un occhio specialmente, volevo sapere qui alla clinica se c'era qualche corpo estraneo, qualcosa dentro l'occhio, ecco. Ok, quindi adesso sta entrando in visita e ci vediamo all'uscita. Oggi piange già di meno. Sì, 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 molto bene. Io ieri, mentre gli mettevo queste gocce, per l'estepire, mi sembrava visto, no? Una cosa così, neanche gli può dare fastidio. No, non potrebbe, magari l'ha sbattuto quando era fuori. Lei magari lo metta da tutte e due gli occhietti. L'altra, forse. Si va in Italia, allora, Sì, da solo ce la fa, lo può capire che qualche giorno deve continuare. Sì, sì, ma non mi aiutano, adesso sto momento. Sì, adesso io. Lei era sterilizzata, sì. Io invece, rispetto alla Lulu. Abbiamo seguito la visita con la nostra telecamera e com'è andata? Niente, abbiamo escluso dei corpi estranei nell'occhio, dunque solamente non lo so, magari poi soffrendo, cioè non lo so, dunque mi hanno dato delle gocce, adesso gliele darò per 4-5 giorni, vediamo un po' come evolve la situazione, ma spero bene. Grazie e auguri. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Augusto. Che cosa è venuto a fare qui del dottor Flori? La zampetta gonfia, non so che cosa, ne dipende, allora faccio fare una visita. Qual è la zampa incriminata della virtuale anche botta che ha preso il trauma? Che ha preso questa parte, la era un po' più grossa, si ferma. Ferma, ferma. C'è un sovrosso e lui si è formato e fa un po' di rumore. Quanto ha il cane? Finisce 8 mesi adesso, 3 agosto. Qui c'è il condilo ispessito, però è migliorato tanto. Sì, a confronto a prima. A confronto a prima è migliorato tanto, quindi... volevo sapere. No, e adesso, allora, io direi di proseguire così in due... Allora, la cosa che lo migliora è il camminare guinzaglio, come vi ho spiegato l'altra volta. Deve camminare. E poi anche, piano piano, 20 minuti, una mezz'oretta, libero, lo vedo, porta lei a allenarsi. E anche il microscopio. Questo lo può fare subito, si accomodi subito. Tu tieni il muso e l'orecchio alto così, non le mani, l'orecchio, poi si fa l'applica,
e poi si inserisce. Ok, dopodiché si va a ascoltare. Eccolo là, è già comparso. Carta d'identità del cane. E adesso inseriamo i dati nell'anagrafe canina.